Ciao amici NAC, buongiorno, siamo qui. No. Siamo qui, sole pieno, scusate il cappellino. Siamo qui per provare lo Snaptain SP7100 che abbiamo fatto l'unboxing la settimana scorsa. Vedete qui il video. L'abbiamo messo in carica, abbiamo caricato sia il radiocomando che il drone. Quindi siamo pronti per fare il primo volo di prova e vedere come si comporta effettivamente. Facciamo tutte le calibrazioni, vediamo insieme come farle. E sigla. Caldo infernale, quindi leviamo i nostri supporti per gli stick. Prima cosa che dobbiamo fare è armare, come dire, il drone, quindi aprire le alette nel verso giusto, quindi sempre prima i braccetti posteriori e poi i braccetti anteriori. Queste eliche forse ci danno un po' di noia. Levate questa protezione, altrimenti non fa contatto la batteria. Tolta la protezione, infilate la batteria così. Ecco, la batteria adesso fa contatto. Ricordatevi di levare le pellicoline di protezione che vedete qui. Ricordatevi di levare la pellicola di protezione dell'ottica. Vedete quella qua. Perfetto. A questo punto abbiamo premuto per qualche secondo qui. Si accendono le luci e il drone a questo punto va configurato. Vedete? Sostanzialmente qui ci sono queste luci che lampeggiano. È chiaro che il drone richiede di essere configurato sia come bussola che come giroscopio. Come si fa? Posiamo un attimo il drone, accendiamo il nostro radiocomando, ricordiamoci sempre di tirare su le antenne, così dobbiamo tenere premuto il tasto per qualche secondo. Vedete, si lampeggia. In questo momento, diciamo, il radiocomando si sta collegando al drone. Abbiamo scaricato l'applicazione, diciamo start, è disconnesso e quindi bisogna attivare la connessione col drone ad attivare il wifi. Cerchiamo la rete Snaptain, lo vedete? A questo punto aspettiamo che si colleghi. In questo momento si è collegato. Torniamo nell'applicazione. A questo punto va fatta la calibrazione, vedete? Ruotiamolo in questo senso 2 o 3 volte. Lui l'ha preso. Adesso ruotiamo in questo senso fino a che non avvertiamo il suonino, tenendo il muso verso l'alto. Perfetto, il nostro drone è calibrato. Perfetto, confermiamo. Vedete, la ricezione è buona. Facciamo ruotare la telecamera. In questo momento, come sapete, lo Snaptain dialoga attraverso i wifi, quindi non c'è un dialogo attraverso un cavetto, ok? Le luci, vedete, sono fisse. In questo momento il drone è pronto a decollare. Lo posizioniamo qui e andiamo ad attivare gli stick. Solito comando, armiamo i motori. Ecco, vediamo l'overing del nostro Snaptain. Vedete? È buono, l'overing è buono. Sicuramente sì, diciamo buono. Facciamo la dotazione, sì, abbastanza stabile, dai. Secondo me in questo momento però non hai satelliti. In questo momento, se stesse volando in atti come io credo, sarebbe anche troppo stabile. Devo dire, oggi non c'è vento, per cui tutto farebbe pensare che sia in atti mode in questo momento. Portiamolo indietro, lo mettiamo qui. Devo dire, gli stick rispondono molto bene, vedete, molto precisi. Appena che da un piccolo colpetto lui risponde subito. Appena sollevo lo stick di sinistra, quindi do motore, lui risponde altrettanto bene. Lo stesso risponde bene se do lo stick di destra, quindi faccio il roll destra e a sinistra. Vediamo quando si ferma. È stabile, amici di Nonac, è un buon drone. Risponde veramente molto molto bene, è un ottimo drone, possiamo dirlo subito. Ecco un altro cane, adesso Duke comincerà a abbaiare. Vabbè, oggi siamo un po' così, ragazzi. Vediamo di fargli fare un movimento indietro, si stabilizza, un movimento in avanti, stabilizziamolo. Buono, ragazzi. Ok, bene, direi facciamogli fare una piccola lampettina, dai, ci buttiamo. Scendiamo, anche perché c'è gente, non possiamo fare troppe cose. Scendiamo dolcemente. E infine adesso facciamo l'atterraggio, quindi portiamolo indietro. Ci mettiamo in posizione. Andiamo vicino al tavolo. Ci mettiamo sopra. Ecco, Duke che ti sta spaventando. Facciamo atterrare subito, se no... Eccolo. Bene, ok. Atterraggio ben eseguito. E adesso sentiamoci per le prime conclusioni su questa prima prova di volo.
primo volo, prima prova di volo, spengiamo innanzitutto il drone, come sempre teniamo premuto qui fino a che non si spengono le lucine e lui si spenge. Teniamo premuto e lui si spenge. Allora, secondo me un ottimo drone, un drone molto molto valido. Non ha preso credo il GPS, anzi perché credo sono sicuro, perché il GPS dovrebbe rimanere fissa questa lucina, quindi era in active mode, che vuol dire senza il controllo del GPS, questa è un'ottima cosa. Non ho avuto molto tempo di guardare il libretto di istruzioni, quindi perdonatemi se alcune cose non sono stato abbastanza preciso, lo farò meglio la prossima volta. Oggi era proprio la prima impressione di volo, cioè vedere come funziona. Abbiamo fatto il primo settaggio del drone attraverso la routine della stabilizzazione di quello che è il controllo del drone. Un buon drone, non dico ancora ottimo perché devo vedere le altre funzioni, ma sicuramente un buon drone, veramente un grande passo avanti per Snaptain rispetto ai droni che ho precedentemente utilizzato. Il controller risponde bene, gli stick reagiscono bene, anche se non sono stick ovviamente di grandissima qualità, almeno a vista, però avete visto che insomma sono molto sensibili e lui risponde bene, dialoga col telefonino attraverso il wifi, poi vedremo fino a che punto arriva il segnale, ma sicuramente quel che serve per noi lo farà abbondantemente. Non abbiamo provato ancora oggi, e lo faremo la prossima volta, le funzioni che lui ha, la follow me, return to home, addirittura c'è il point of interest. Non abbiamo provato ancora la qualità delle riprese, lo faremo nel prossimo video. Oggi abbiamo testato semplicemente il decollo e l'overing e la risposta delle stick e possiamo dire che per il momento sicuramente è ampiamente promosso. Eccolo qui, ci ha praticamente fatto creare un incidente improvviso perché stava per uccidere il drone. La prossima volta si abituerà a tutto. Snaptain SP7100, prima prova superata. Buona risposta al comando, discreto overing, verificheremo se era in active mode. Secondo me era in active mode perché GPS non l'aveva preso, quindi ancora meglio. Questo risponde bene, radiocomando, abbastanza affidabile. L'immagine è leggera, ma gli stick funzionano bene, questo è lo scopo finale. Luke intanto mi lecca, non importa. Vi ringrazio amici Unac, ci vediamo la prossima settimana. Faremo un test più approfondito, vediamo le altre funzioni. Vi saluto alla settimana prossima, ciao da DroneArc. Non l'avevi mai visto, vedo? Eccolo qua, guarda, non fa niente, non ti morde. Dai!